Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video della mia collezione. È uscito da un paio di giorni Cars 3 e quindi vi avevo promesso nei primi video delle macchinine nuove della Cars Collection di Mattel 2017 che per l'uscita del film vi avrei fatto vedere un pezzo speciale. Oggi è il giorno del pezzo speciale. Prima di tutto però ricordiamoci di fare una cosa importantissima. Lasciamo un bel like qui sotto, un bel pollice alzato, facciamo sapere a YouTube che questi video vi piacciono, fatemi sapere a me che vi piacciono, oltre ai commenti, e che è giusto e che continuiamo su questa strada e che insomma siete entusiasti di questo canale. Ok, allora andiamo a vedere il garage di Luigi della Mattel, playset del primo film. Eccolo qui ragazzi, questo playset risale a un bel po' di anni fa, all'uscita del primo Cars. E è un playset che faceva parte, secondo me, di altri playset, che sembra un gioco di parole, ma invece è così. Eccola qua, questa è tutta l'officina di Luigi. E ovviamente non potevano mancare Luigi e Guido. Eccoli qua, questi sono i Luigi e Guido che avete visto nell'altro video. Ed era la mia coppia in più che ho aperto proprio per metterla nel playset, perché sennò sarebbe stato vuoto senza i due lavoranti di questo fantastico playset. Il playset è veramente veramente carino, veramente fatto bene in tutti i particolari, e adesso andiamo a vedere perché. Allora, intanto vi faccio vedere un altro particolare, perché questa qui è una, vedete, si smontano, sono di gomma e quindi poi ci si può comporre la enorme pila di pneumatici che è fuori dal garage di Luigi. Eccola qua, guardate che bella, per ricreare esattamente l'atmosfera, esattamente il luogo di lavoro di Luigi. Eccoli qua, adesso vi faccio vedere perché il playset si apre e si trasforma. Ok, allora prima di tutto parcheggiamo Guido e Luigi da una parte, dopodiché togliamo la pila delle gomme perché sennò diventa difficilissimo. E poi adesso vi faccio vedere come si apre questo playset. Allora, questo playset si apre da qui. Vedete? Questo si apre e diventa una rampa con i classici coni arancioni. Diventa una rampa, dopodiché questo si apre anche così. Eccolo qua. E c'ha questo per tirare sulle macchine. Vedete? Quindi si tira su questo così, sale e scende col braccetto. Vedete, c'ha il proprio, eccolo qua, guardate. Scende e sale per tirare sulle macchine. Quando l'officina è chiusa, questo si ripone e il tetto si richiude. Guardate che carino. Tra l'altro, questo qui, adesso io non mi ricordo, ma mi fa capire, vedete? Questo probabilmente, aspettate che richiudo la rampa, eccolo qua. Questo probabilmente andava legato a un altro playset. Andava legato a un altro playset perché so questo sta così, è troppo verticale. Quindi questo probabilmente andava a un altro playset e creava un percorso tra i vari playset. Io però ho preso solo questo dell'officina di Luigi perché mi piaceva molto l'officina di Luigi. Insomma, era carino il personaggio e la sua officina. E poi una volta richiuso, eccolo qua, si richiude e si ritrova il tetto come sempre. Ok, questo è il retro chiuso, guardate anche le finestre, eccolo qua. E poi si torna davanti dove c'è appunto tutto l'ingresso con le varie scritte esattamente riproducenti il playset, proprio l'officina originale. Vedete? Casa delle Tires di Luigi, perché Luigi segue solo le Ferrari. Ok, allora rimettiamolo come stava, rimontiamo la pila di gomme, eccolo qua, guardate che carino, facciamo tornare al posto suo Luigi e Guido, eccoli qua, e li poggiamo momentaneamente qui dietro. Perché? Perché oltre a questo qui, ieri ho trovato due pezzi della Collection 17, ma i pezzi Deluxe che cercavo da un po'. Ok, la Mattel fa la scala 1,55 delle macchinine che sappiamo e delle quali abbiamo visto i video, che siamo già arrivati al terzo episodio.
e quindi andateli a cercare per rivederli se vi siete persi i primi tre episodi. Dopodiché esiste una serie deluxe per i mezzi grandi, quindi è sempre una scala piccola, ma sono più grandi perché sono i camion e tutti i mezzi più grandi di una macchina. Ieri ho trovato da Daoshan, ho trovato 6-7 pezzi di questa serie che non avevo mai visto in giro. C'era quasi tutta la serie. Solo i ragazzi costano un patrimonio, perché non costano 8 euro come macchinine. Quindi intanto ne ho presi due che volevo e che ora vi faccio vedere. Il primo pezzo di questa serie Deluxe, eccolo qua, vedete? C'è scritto anche qua Deluxe, perché sono più grandi. Il primo pezzo di questa serie ovviamente è Mac, che me l'ero perso fin dal primo film. Non riuscivo a trovarlo fin dal primo film. E quindi Mac piccolino così della Mattel, come l'ho visto, ho detto non posso prenderlo, non posso perderlo. Eccolo qua, guardate che carino. Eccolo qui, in tutto il suo splendore, il grande Mac. Questo era un pezzo che dovevo per forza avere nella mia collezione. Vi faccio vedere anche il retro. Ecco, il retro ha sbragato tutte le gomme di Luigi. Eccolo qua, questa è la confezione, la classica solita della Mattel. E quindi il primo pezzo è Mac. Il secondo pezzo lo cercavo da tantissimo perché l'avevo visto al Disney Store grande, ma lo volevo della Mattel, e quindi nella versione questa qui. Ed è il secondo pezzo deluxe che ho acquistato, ed è Miss Fritter. Ma guardate i dettagli, guardate quanto è fatta bene. Guardate che carina, guardate che spettacolo. Miss Fritter della Mattel di Cars 3 della Deluxe serie, lo volevo troppo, troppo troppo carino. Vi faccio vedere anche il dietro, eccolo qua, guardate i dettagli, le scritte, veramente veramente troppo bello. Questo è un pezzo che cercavo da tanto, l'ho visto e l'ho agguantato al volo, lui e Mac. Quindi un pezzo classico e un pezzo e uno dei personaggi nuovi di questa serie. Eccolo qua, vi faccio vedere il dietro di Miss Fritter. Eccolo qua. Ok ragazzi, allora velocemente sul nostro manifesto con tutte le spunte. Vi ricordate che già negli altri tre episodi avevamo fatto tutte le spunte. Oggi andiamo a spuntare i due pezzi della Deluxe che abbiamo preso oggi. E quindi sono Miss Fritter, eccola qui, spuntata, e il grande Mac. Eccolo qua. E ecco, questi c'erano, c'era questo. Questo ce l'ho già della prima serie, quindi non lo prenderò. C'era questo e ce n'era un altro ancora. Ma i Mac sono due. Oddio, quale Mac è il mio? No, oddio, ho sbagliato, ragazzi, è questo. Ragazzi, è questo qua. Questo dobbiamo togliere la spunta. Poi lo troveremo, ma sono due i Mac. Noi abbiamo questo normale, Cars 3 Mac. Questo è l'altro Mac. Ok ragazzi, ecco qui i fantastici pezzi di questo video speciale per l'uscita di Cars 3. Allora, vi volevo dire anche che c'era il camion, quello che porta l'acqua, quello blu, tra i pezzi deluxe. Poi il camioncino, quello che deve essere, cioè la mascherina da ladro. Poi c'era il camion dei gelati. E poi c'era, insomma, ce n'erano tantissimi. Piano piano cercherò di recuperarli tutti. Ma, ripeto, costano il doppio di una macchinina, quindi 16 euro. E quindi, insomma, piano piano ci vorrà un pochino di più che le macchinine. Ok ragazzi, ditemi se voi li avete già presi e se li avete già trovati questi pezzi della Deluxe, se vi piacciono, che cosa ne pensate di questi formati un pochino più grandi. Vi ricordo che fino al 30 settembre è in atto un giveaway sul canale e vincerete un vinyl pop di Dobby. Quindi iscrivetevi, condividete, mettete un bel like, iscrivetevi alla pagina Instagram, alla pagina Facebook, e quindi qui sotto vi lascio di nuovo la pagina Instagram, la pagina Facebook e il link per partecipare al giveaway se non avete ancora partecipato. E noi ragazzi, con tutta la collection nel garage di Luigi, ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, sensazionale canale. Ciao ragazzi!